Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Titolo del video: Una Edelweiss per Mario Capanna. Le Edelweiss sono le stelle alpine. A differenza di altri fiori, le stelle alpine bisogna andarle a cercare in alta montagna, tra le rocce. Sono fiori particolari. E io in vari video, in vari precedenti video, ho già detto che gli articoli migliori di un giornale non sono mica in prima, in seconda, in terza pagina, sotto i caratteri cubitali. No, no, bisogna cercarli con la stessa fatica con cui si vanno a cercare le Edelweiss. Io l'ho trovata una Edelweiss, l'ho trovata sul Corriere della Sera di ieri, sabato 12 aprile 2008, sabato 12 aprile 2008, a pagina 53, pensate un po', proprio nelle ultime pagine. E questa Edelweiss è stata scritta da uno dei più apprezzati giornalisti del Corriere della Sera, Aldo Grasso, che si interessa di scienze della comunicazione. Aldo Grasso, mi pare che tempo fa, ha detto qualcosa relativa a Mario Capanna. Ha detto Aldo Grasso che lui non ha avuto il tempo di fare il 68, perché ai tempi del 68 Aldo Grasso doveva pensare a studiare e anche a lavorare, perché non essendo in ottime condizioni economiche doveva guadagnarsi da vivere in maniera autonoma, e quindi lui non ha avuto il tempo di farlo il 68. Vi ho anche detto in altri video che il 68 non è stato altro che un brutto foruncolo esploso sulla faccia ormai decrepita del capitalismo, della società patriarcale, un brutto foruncolo esploso sulla faccia della società patriarcale, un brutto foruncolo che poi è stato cancellato e non è rimasto quasi più nulla. Allora Mario Capanna, questo grande critico dei mass media, Aldo Grasso, ha fatto un interessante commento a quello che sta avvenendo a Capanna, e questo Capanna che nel 2008, 40 anni dopo il 68, chiede che l'Università Cattolica di Milano gli faccia le scuse per averlo cacciato. Gli faccia le scuse perché cacciandolo gli ha impedito di laurearsi, niente po' di meno, lo dice Capanna, di laurearsi con Emanuele Severino. Ci tiene Mario Capanna a sapere che per colpa dell'Università Cattolica lui non ha potuto laurearsi con Emanuele Severino. Io ho già detto in vari video quale fu la presa di posizione di quel grande vero intellettuale che fu Pierpaolo Pasolini, pieno di humanitas, pieno di pietas nei confronti della contestazione studentesca. Egli ebbe a rivelare in un suo editoriale sul Corriere della Sera, mi pare nel 70-75, che egli, Pierpaolo Pasolini, si sentiva di stare dalla parte dei poliziotti, figli di contadini, piuttosto che dalle parti dei figli benestanti della media ricca borghesia che contro i poliziotti lanciavano le pietre. Questa era la posizione di Pierpaolo Pasolini. Ecco, allora Aldo Grasso qua propone a Mario Capanna un ironico percorso mass mediatico, e per questo 40° anno di quella contestazione studentesca che, ripeto, fu soltanto un brufolo sulla faccia della società patriarcale, o anche definito
Mario Capanna, un piccolo borghese edipico, anzi un Edipo e anche un Narciso. Sembra che alla stessa maniera mia la pensi anche Aldo Grasso, perché gli dice: il grande insegnamento del 68 è questo, quando pubblichi un libro vai in TV a presentarlo, se sei fortunato vai da Fabio Fazio e Piero Cambretti. Grazie Capanna, in segno di gratitudine gli suggerisco un piccolo percorso TV. L'ideale è cominciare da chi l'ha visto, giusto per adunare un po' di reduci e dispersi di quella meravigliosa stagione. Poi continua Aldo Grasso, io cito alcuni passi, con il bottino di Federica Sciarelli, poi Mario Capanna si presenta da Giancarlo Magalli a Piazza Grande e discute sul valore della piazza nella lotta contro il sistema. Magari poi ci scappa un nuovo libro. Poi gli consiglia di andare da Costanzo, il Costanzo Show, e termina dicendo: da 40 anni Capanna vive parlando e scrivendo esclusivamente del 68. Parla e scrivendo e campa parlando e scrivendo esclusivamente del 68. Record, bingo. Ecco, io ringrazio il professor Aldo Grasso per questo suo intervento, un intervento che a parer mio sarebbe stato degno di una presentazione più adeguata, perché non nella forma ma nella sostanza riprende molto di quel famoso scritto corsaro di Pierpaolo Pasolini che ho citato prima, uno scritto corsaro che Pierpaolo Pasolini vide ospitare sulla prima pagina del Corriere della Sera assieme a suoi altri scritti corsari. Bene, qua è delineato il percorso massmediatico ideale che Aldo Grasso consiglia a Mario Capanna per rinverdire gli allori del 68 e per magari pubblicare altri libri. Va bene, cari amici, potete andare a vedervi altri miei video con il titolo Mario Capanna, così potete farvi un'idea complessiva che non vedendo questo solo video. Vi ringrazio se mi avete seguito, vi mando tanti saluti e vi aspetto al prossimo.